Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Su Voci.fm ancora Angelo Maggi, ancora nel senso ben ritrovato, ci fa piacere, ti abbiamo cercato, come va? Ciao Patrizia, ciao a tutti gli ascoltatori di Voci. FM, anche radio adesso. Anche radio, vedi che sei aggiornato. Intanto siamo podcast radio e poi da gennaio avremo proprio una web radio vera e propria, però tu già sarai sul nostro podcast radio proprio a momenti. E quindi siccome tu non sei bravo con la voce, no? Quindi ti consiglio di parlare. Scherzo, ovviamente. Faccio i cosi di fumo come gli indiani, dai. Che bello. Allora, oppure accesti, faccio il segnale di fumo. Abbiamo un sacco di cose di cui parlare, però noi ti abbiamo chiamato oggi perché il 24 novembre, attenzione, attenzione, saranno 10 anni dall'ultima puntata trasmessa in Italia di Scrubs. Do you remember Angelo Scrubs? Sì, come, Medici e primi ferri, dove tu doppiavi il dottor Perry Cox, no? Ovvero sì. John C. McGinley, giusto? John McGinley, sì. John McGinley. Allora, una cosa lunga e molto importante per te è stato questo Scrubs, raccontaci. Scrubs, il 24 novembre, data molto importante come anniversario quest'anno 2020, ma ancora di più lo sarà ottobre del 2021 perché ricorreranno i 20 anni della messa in onda di Scrubs negli Stati Uniti. Il ventennale. E proprio il ventennale sarà molto importante anche per tutti gli appassionati italiani. E proprio in questa ottica ti posso fare questa rivelare insomma una cosa che faremo. Uno scoop. Un annuncio. Beh, abbastanza, uno scoppone. Faremo una reunion delle voci italiane di Scrubs. Con gli attori americani, insomma, e faremo una bellissima sorpresa con una persona a cui io sono molto legato, un amico che è forse il fan numero uno in Italia di Scrubs, un grande musicista. Non lo rivelo per ora perché un grande musicista con cui stiamo preparando un ricordo musicale di Scrubs che faremo una grande reunion, una grande diretta con i protagonisti proprio in quell'occasione, tra meno di un anno, insomma. Bello, ma sarà una cosa live o una cosa televisiva? Spero tutto, insomma, sicuramente sarà una cosa live sui social, questo è sicuramente, ma speriamo che diventi anche un evento televisivo, sicuramente lo proporremo, sicuro. Ci ricordi un po' le voci di qualche tuo collega? Tutti, naturalmente, faranno parte di questo progetto, assolutamente, certo, tutti i sei protagonisti, diciamo, voci, quindi saranno JD, Alessandro Quarta, Turk, Nanni Baldini, Carla, Ilaria Latini, Elliot, Chiara Colizzi e Carlo Reali, il mitico professor Kelso. Spero di non aver dimenticato nessuno. Bella cosa, bella cosa. E quindi stiamo lavorando tutti quanti a questa bellissima cosa. Io sono molto affezionato a Scrubs perché oltre ad aver preso parte come attore, doppiatore a questa serie, ho avuto anche l'onore e la fortuna di dirigerla. Sono stato anche direttore di questa serie per 3 stagioni, delle 8. Qui c'è una disputa sulle 8 stagioni e sulle 9 stagioni. Sulle 9 stagioni, allora, io infatti avevo letto 9. Allora, perché in realtà da tutti i fan nel mondo le stagioni di Scrubs sono 8. Poi c'è stata la 9ª stagione, che però i fan più acclarati vorrebbero non riconoscerla. Secondo me ha torto, perché comunque la 9ª stagione è stata di grande qualità comunque. Però, insomma, io devo riportare questa cosa ad onor di cronaca, lo devo dire, insomma, perché in realtà per la gran parte i puristi della serie, le stagioni di Scrubs sono 8. Delle quali io ho diretto la 4ª, la 6ª e l'8ª. Come direttore di doppiaggio? Come direttore di doppiaggio, certo. E naturalmente ho interpretato il personaggio di Cox. Però io so che all'inizio non fu semplicissimo per te, eh? No, avevi tutt'altro. Avuto anche un po' di, no, un po' di, non paura, titubanza. Tutt'altro.
lì furono fatti, quando arrivò questa serie da doppiare in Italia, in uno studio che non esiste più, i Villini, il più bello studio di Roma, che ora purtroppo non esiste più come studio di doppiaggio, furono fatti all'epoca dei provini molto importanti, furono chiamati tantissimi attori, tra i quali anche per il personaggio di Cox, credo per tutti i protagonisti furono fatti i provini, e naturalmente anche per Cox. Fui chiamato tra gli altri attori doppiatori anche io, dal direttore del doppiaggio originale, diciamo il primo, che è stato Carlo Cosolo. Fui chiamato e come mi misero davanti questo monologo del provino, e io dissi subito, parafrasando una scena famosa di un fonico, quando, vabbè, insomma, una battuta, quando gli dissero, un direttore del doppiaggio, vedendo uscire un'attrice dalla sala di doppiaggio, diciamo non bellissima, disse: oh, ma chi è sta gozza che è appena uscito? È mia moglie. Il fonico disse: ti mando un altro fonico, perché chiaramente al di là di questa, non poteva uscire, cioè peggio di così non poteva andare, quindi doveva solo andare via, poteva continuare a lavorare con della serie Le Grandi Gaffe, no? Esatto. E, insomma, parafrasando questa cosa, io ho detto: vabbè, vi mando un altro doppiatore, passiamo al prossimo, perché sto monologo è di una difficoltà mostruosa. Sì, perché poi lui era molto, no, tipo molto burbero, scorbutico, anche sarcastico, parla molto velocemente. Sì, no? Ma soprattutto la rapidità vocale, certo, che bisognava avere di questo personaggio, parlava a mille, insomma, bisognava per forza avere una rapidità della dizione, della vocalità pazzesca, quindi io mi misi paura, obiettivamente. Poi, parlando col direttore, insomma, eccetera, mi convinsi e provai, mi buttai, una delle volte che mi buttai e, insomma, il tuffo mi andò abbastanza bene, perché fui scelto per doppiare Cox, che inizialmente nei primi turni di doppiaggio così ebbi difficoltà per entrare nel suo modus, nella sua vocalità, eccetera. Poi dopo, insomma, come facevo con le punte, gli attaccanti che mi marcavo in quel periodo che giocavo, insomma, a calcio, anche in Serie A, sono arrivato in Serie C a marcare le punte avversarie, le più forti che mi davano da marcare a me, prendevo le misure e le marcavo abbastanza bene, così ho preso le misure al dottor Cox dopo un po' di tempo, e poi mi ci sono proprio identificato, insomma, divertendomi veramente tantissimo, insomma, è stato per me un grande divertimento, anche perché i dialoghi al doppiaggio sono sempre stati molto fatti molto bene, e l'importanza in quella serie dei dialoghi, è inutile che te lo dico, Patrizia, erano, certo, fondamentale, perché erano tutti un po' giochi di parole, grande rapidità di come parlava, eccetera, quindi non è stato facile anche dialogarle, tradurle e dialogarle queste tutte le scene di Cox. Assolutamente ben scritto. Ma magari poi serie, tornavi a casa, parlavi come lui, no? Tipo, no, forse avveniva la legge del contrappasso, che mi sedevo andavi al rallentatore. Parlavo proprio al rallentatore, insomma, probabilmente, non lo so, non mi ricordo. Senti, però dimmi. Grande amore per questa serie, proprio e ancora vedo, dopo tantissimi anni in cui non va più in onda, ci sono appassionati che non mollano, insomma, e le nuove generazioni che non la conoscono, quindi mi auguro e penso che per il ventennale faranno qualche cosa per riproporre tutta la serie in TV, anche se i cofanetti che sono usciti, io ce l'ho per esempio tutte le 8 stagioni, ma sono molto... credo che potrebbero pensare a riproporla in televisione. Certo, e poi ci sarà il vostro evento, di cui ci terrai aggiornatissimi. Senti, invece non hai fatto il provino per Tony Stark o Iron Man o Robert Downey Jr. Sì, pensa, per assurdo, probabilmente perché lì si parlava non di una serie, ma di un film per il cinema, non saga, perché non si sapeva ancora, ovviamente, ma di un film unico. E quindi non furono chiesti provini, è una cosa, perlomeno per la parte di Tony Stark. Fui scelto dalla Disney e dalla Marvel e dal direttore del doppiaggio, soprattutto Marco Guadagno, che io, insomma, ringrazierò sempre per avermi scelto per fare questo ruolo, perché poi sarebbe diventato un personaggio iconico
nel cinema di tutti i tempi, non, raggiungendo poi il risultato di io personale di aver prestato la voce in Italia al protagonista del film che nel mondo ha incassato di più nella storia del cinema di tutti i tempi, perché questo è stato Endgame. E quindi, sì, insomma, che ha segnato poi la fine, no? Ovviamente la morte. Che ha segnato la fine, però Stark. Insomma, rimane la soddisfazione di aver doppiato il protagonista del film che ha incassato di più un attore. Scherzi, e poi per tutti un sacco i tempi. Soddisfazione. Ah, certo, ci mancherebbe. Senti, però tu hai, come dire, ti sei affiancato a dei personaggi, a degli attori per moltissimi anni, non sei uno di quei doppiatori che, ecco, per esempio, per citare Gigi Proietti, poi magari ce lo ricorderai un attimo, che è scomparso pochi giorni fa. Lui per esempio non amava, no? Anche perché lui l'ha fatto in passato il doppiaggio e poi si è dato ad altro, ultimamente sì, ne ha fatto, ma molto poco. Lui ci diceva che non amava attaccarsi per tanti anni a un personaggio, invece tu sì, per esempio 30 anni del commissario Winchester dei Simpson, ma non solo. Tom Hanks, per quanto l'hai doppiato? Beh, la prima volta è stata in Castaway, quindi più di 20 anni fa, insomma, quindi però l'hai accompagnato per lungo tempo. Beh, l'ho doppiato in più di 25 film, insomma, sì, fino all'ultimo Greyhound, che è uscito non al cinema purtroppo per la chiusura dei cinema, ma è stato il più grosso successo per ora della neonata Apple TV, che è andato alla grande, insomma, su Apple TV, questo bellissimo film di guerra, guarda, Seconda Guerra Mondiale. E sì, un ricordo di Gigi che, insomma, è venuto a mancare forse l'ultimo grande del artista, attore poliedrico, artista, perché non è stato un attore, è stato un artista che ha fatto sempre di tutto, ha spaziato dal cinema al teatro al doppiaggio, appunto nel doppiaggio in particolare. Sì, non amava forse attaccarsi a un personaggio per tanto tempo, però lui ha amato tantissimo il doppiaggio, lo ha sempre detto. Sì, certo, anche a noi. È stato sempre un innamorato del doppiaggio, da tutto quello che ha fatto nella sua vita, per esempio il Lenny di Dustin Hoffman, no? Che ha fatto, certo, l'unica volta che ha doppiato Dustin Hoffman. Ci raccontò che fu il suo preferito, pensa, colto nel segno. All'Adriana che è nei nostri cuori di Stallone, di Rocky, e al genio della lampada, insomma, di Aladdin, no? Certo. Che anche quello ha fatto un pezzo di bravura incredibile. Che poi è tornato su Aladdin, però dando voce al sultano nell'ultimo film. Nell'ultimo, esatto, sì. Nell'ultimo quello action, sì. E poi l'ultima cosa che ha fatto, il cane vecchio e saggio, no? Attraverso i miei occhi, non so se l'hai visto quel film, molto bello. No, però lo sapevo. Sì. Quello era proprio Proietti. Vabbè, senti, comunque, grande tristezza. Esatto, quindi vabbè, tanto si va avanti con tutti. No, io sì, progetti. Io ho avuto la fortuna, insomma, a parte il commissario Winchester, 30 anni, ma insomma anche oltre ha fatto riferimento alla saga cinematografica della Marvel di Tony Stark, ma in televisione anche le 17 stagioni di NCIS. NCIS. Il mio uno dei personaggi Mark, a cui sono affezionato. No, il protagonista, Mark Thomas Harmon. Mark Harmon, Jethro Gibbs, Leroy Jethro Gibbs, sì, il grande l'attore. Gibbs. James Spader, Blacklist. Blacklist, Jack Spader, 7 stagioni. Pensa, ti dico una curiosità. L'ultima stagione, l'ultimo episodio dell'ultima stagione che abbiamo finito di doppiare, mi sembra a gennaio scorso, prima che si chiudesse, nell'ultimo episodio l'abbiamo doppiato metà cartone animato, metà animazione, metà James Spader, l'attore, perché non avevano concluso, la pandemia non ha permesso di chiudere, di girare tutto l'episodio, e quindi hanno montato l'episodio da doppiare dei pezzi attore, dei pezzi animazione, tutto il 40 minuti
Quindi poi sarebbero stati gli attori. E non mi era mai successo. Questa cosa per me è stata una novità assoluta, perché non mi era mai capitato una cosa del genere. E poi, non lo so, per esempio le quattro stagioni di Black Sails, pure a cui sono stato molto affezionato, che hanno avuto molto seguito. Insomma, tanti personaggi che ho portato avanti per tantissimi anni, insomma, questo sì, questo mi è successo e non mi ha causato, non mi ha provocato, anche perché un professionista è un lavoro comunque, ma poi anche ti affezioni al personaggio che stai doppiando, insomma, nel tempo, no? Ti affezioni o impari a conoscere, a diventa anche un po' più facile, tra l'altro, a propinquarsi al doppiaggio di questi personaggi, di questi attori, perché li impari a conoscerli, insomma. Diventa no? qualcuno di famiglia. Senti, Angelo, noi ci siamo. Noi ci siamo incontrati diverse volte, però non ti ho mai chiesto, non mi hai mai raccontato, ma come, cioè, qual è stata la scintilla? Come hai iniziato a fare doppiaggio? Sì, è vero, no, io lo racconto nel mio show, il doppiatore, questa cosa, perché appunto mi viene chiesto molto spesso. Come per molti attori, il doppiaggio è entrato nella vita di tanti attori, come inizialmente ero io, che doppiaggio, a differenza di altri doppiatori che sono nati col doppiaggio perché sono figli magari di doppiatori, oppure sono stati portati fin da piccoli dai genitori, come tutta la famiglia Rossi e Boccanera, per esempio, no? Io sono entrato in sala di doppiaggio a 24 anni la prima volta, per doppiare me stesso, come spesso succede per degli attori, in film che avevo girato come attore, ed è stato nel doppiaggio del film Sapore di Mare, il primo dei due, poi anche nel secondo, ma insomma il primo, è stata la prima volta che entrai in questa sala della Safa Palatino, che ora non c'è più, non esiste più, e mi colpì il buio della sala e questa voce di attori, giovani colleghi, doppiatori, che venivano a doppiare varie piccole cose, eccetera. E io, nell'attesa del mio turno, allora si stava tutti in sala, perché le sale erano grandi, non erano piccole come oggi, le sale erano grandi, quindi anche se tu dovevi lavorare, te mettevi in un cantuccio, nessuno ti diceva no, aspetta fuori, scusa, stavi lì, non davi fastidio a nessuno. Quindi nel buio di questa sala c'era il protagonista che stava al leggio e altre 6-7 persone, 8, che aspettavano il loro turno in fondo alla sala, e così capitò per me. E vidi questi giovani attori al leggio, io nell'attesa che toccasse a me, dicevo mamma mia quanto sono bravi questi ragazzi, io non potrò mai essere bravo come loro, perché andavano un sync perfetto, con una precisione, cioè. E quindi, anche se io pure ero alle prime armi come attore e come doppiatore assolutamente zero carbonella, solo in un secondo momento capii che questi ragazzi fantastici, che lo facevano già da tempo, avevano acquisito una tecnica che nel doppiaggio è una condizione sine qua non, è fondamentale, che io allora ancora non conoscevo. E quindi, oltre a una perizia come attore che avrei acquistato lavorando con grandi del teatro italiano e che quindi avrei acquisito negli anni, la tecnica anche nel doppiaggio avrei acquisito negli anni con l'esperienza. E quindi sono rimasto affascinato però da questo lavoro che si faceva solo con la voce e questo buio che veramente mi colpì, il buio e quindi ci ho fatto proprio lo spettacolo, ho chiamato Il doppiatore, la voce oltre il buio, che speriamo di rivedere presto nella nuova stagione, ok? Questa nuova chiusura di teatri, cinema, sale di doppiaggio, ma ci dai qualche anticipazione? Hai interrotto qualche doppiaggio? Allora, stai facendo qualche doppiaggio? Allora, le sale di doppiaggio non sono chiuse, cioè neanche il cinema, cioè si continua a lavorare sul set con i dovuti accorgimenti. Sono chiuse, sì, le sale cinematografiche ovviamente. Le sale cinematografiche sono chiuse, ma il cinema si continua a lavorare, ok. Si sta girando ancora, io stesso ho girato un documentario come attore, sono stato per un'ennesima volta un papa, già mi era capitato Pio XII, qui sono stato Pio XI. Ma adesso? A settembre, sì, un paio di mesi fa, ho girato questa piccola cosa in cui Papa Pio XI raccontava una storia e andrà in un museo di Caserta, perché sai, adesso nei musei ci sono questi contributi multimediali, eccetera. Sì. Questo ho girato
e quindi sono stato quella seconda volta papa. E, quindi no, si continua a anche se non a pieno ritmo, ma insomma si continua a girare con gli accorgimenti sul set, tutti gli attori tamponati con i tamponi, mascherine, poi giri con le distanze o comunque se non ci sono le distanze col tampone appena fatto, insomma con una certa sicurezza, insomma da quello che io so non ci sono contagi che si verificano sul set e neanche oso dire nelle sale di doppiaggio che continuano a lavorare, per quanto mi riguarda abbastanza poco, cioè non c'ho un ritmo di lavoro poco, sto lavorando pochissimo anzi direi, ho finito, sì ti posso dire questo, che ho finito un film che è andato su Sky in prima su Sky 10 giorni fa, e, The Comey Rule, sull'elezione di Trump, proprio perché è un instant movie diciamo, dove ho doppiato il protagonista Jeff Daniels, e, The Comey Rule il titolo in italiano, se non sbaglio, aspetta, com'era la scelta di Comey, non mi ricordo, comunque il ruolo di Comey, e io interpreto questo James Comey che interpretava Jeff quello Daniels, quello del titolo, quindi interpreti sì. Quello del titolo, quello del titolo. E sono due film, cioè un film in due episodi, due puntate su Sky, che raccomando perché racconta molto bene gli intrighi di potere tra Trump e la Russia in quel momento, quindi è molto molto attuale, e ci sono appunto tutti questi, racconta proprio quel periodo di 4 anni fa, la prima elezione di Trump, quindi lo raccomando perché è fatto molto molto bene, e ho fatto appunto il doppiaggio con la direzione di Massimiliano Alto, quindi doppiaggio di grande qualità, e quindi invitiamo tutti gli amici di Voci.fm a vederlo e ad ascoltarti, e poi speriamo, insomma, come già detto, di rivederci molto presto live, sia noi per una nuova chiacchierata di persona, e sia su un palcoscenico magari con il doppiatore, anzi con il doppiatore e con i tuoi nuovi spettacoli che sono, accenniamoli, A Modo Mio, il primo A Modo Mio. A Modo Mio, sì, parole, musica, di tutto di più. Beh, diciamo di Gianluca Crisafi e Angelo Maggi, con me e due musicisti, Massimo De Santis e Federico Procopio. Ci saremo, se tutto andrà bene ci saremo. Grazie Angelo ancora da Voci.fm. Grazie a te Patrizia, e un saluto a Voci, Voci FM. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.